Erano oltre 200 i bambini ed i ragazzi che si sono dati appuntamento ad Aquino, al Parco del Vallone, in sella ad una mountain bike, per cimentarsi con la prima edizione aquinata e della gara di ciclismo cross country. Dopo il successo della competizione riservata agli adulti, sabato sono stati i più piccoli a scendere in pista, dimostrando coraggio e sano agonismo. Dopo il primo maggio, dai più grandi, oggi è la volta dei bambini e siamo qui sempre nello stesso punto, il magnifico Parco del Vallone, dove c'è oggi un numero a tre cifre. Parliamo di 250 iscritti, superiamo i 200 partecipanti. Un evento che nasce dalla collaborazione tra il mondo dell'associazionismo, il pubblico ed il privato. Una sinergia che ha permesso a centinaia di ragazzi di riassaporare la normalità, persa per oltre un anno e mezzo a causa dello stop imposto dalla pandemia. Si consolida sempre più e sempre in una maniera più marcata il rapporto di collaborazione sinergico tra l'amministrazione comunale e il gruppo Sei Impianti, SD Sei Impianti. Sta facendo un lavoro straordinario questa associazione per il territorio, per noi, per lo sport e ovviamente per la crescita futura di questi ragazzi. Vedere qui nel vallone di Aquino un vallone rilanciato, un vallone che oggi si impone alla bellezza, si impone anche agli occhi di chi ci raggiunge da lontano, sono arrivati qui da tutta la regione, per noi è un motivo di vanto e di soddisfazione. Ben vengano iniziative di questa natura, lo sport unisce, salda, tiene insieme, soprattutto fa crescere in maniera sana. È un segno di ripresa questo, anche perché i bambini hanno bisogno di questa libertà. Questo è il secondo appuntamento provinciale che grazie proprio a Luigi siamo riusciti a portarlo e mantenerlo ancora in provincia dopo il successo avuto sabato scorso a Tatina, dove oltre 300 bambini si sono divertiti all'interno degli impianti sportivi universitari. Tra le regioni coinvolte con i loro piccoli 205 atleti in gara, Lazio, Campania e Abruzzo. La società ad essersi classificata sul gradino più alto del podio è stata la Urunci Cycling. Al secondo posto la Castelli Romani, medaglia di bronzo per la società Acido Lattico Passo Corese.